Ciao miei giovani Paloma, bentornati sul mio canale e bentornati in un nuovo video. Sono usciti un po' di video in meno in questa settimana, ma perché è stata la settimana di San Patrizio, e quindi se avete seguito un po' i miei shorts o le mie storie su Instagram, sapete che ho suonato tantissimo perché è un gruppo di musica irlandese, per cui tra prove, concerti e cose varie, insomma, è stato un po' difficile girare e soprattutto caricare i video, anche se ho un po' di cose girate, ma che richiedono un montaggio abbastanza complesso. Per cui finalmente sono qua, adesso cercherò di farli uscire con una cadenza un pochino più regolare. Vi annuncio anche che sta per uscire un nuovo Q&A, per cui se avete delle domande vi ricordo che potete lasciarmele o sotto al Q&A precedente, di cui vi lascio il link qui, ho fatto un attimo la Macarena, qui in alto, oppure anche qui sotto il tema sarà domande scomode, per cui se volete lasciatemi delle domande scomode, ovviamente musicali, ma non solo, cioè sentitevi liberi, chiedetemi un po' quello che vi pare. E vi ricordo anche, prima di andare alla sigla, che è possibile abbonarvi a questo canale, ci sono un sacco di contenuti esclusivi in uscita, tra l'altro proprio oggi esce un video esclusivo per gli abbonati. Vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina se non ancora l'avete fatto, perché siete in tanti a seguire il canale, ma non tutti siete iscritti, e siamo quasi a 3.000, per cui io voglio fare una diretta speciale come ho fatto per quella dei 2.000, insomma il canale è in crescita, sono molto contenta di questo. Inoltre è possibile fare lezione con me contattando questo indirizzo email, che è arturotoscanini.deliceto@gmail.com, e vi invito a farlo perché c'è stato, l'avevo già annunciato, un piccolo spostamento di orari e quindi ho un paio d'ore nuove libere in cui ci possiamo inserire. Chiaramente la disponibilità è quella, non possiamo concordare nulla di particolare, però se avete voglia di fare lezione con me potete farlo. Infine, e qui concludo, in descrizione trovate una serie di link di cose, oggetti vari che potete acquistare, sono quelli che rispondono un po' alle domande che mi fate più spesso, quindi quale violino comprare, le corde, l'archetto, la pece, il leggio, eccetera, eccetera. Tra l'altro sono link attraverso i quali nel momento in cui voi acquistate io guadagno dei piccoli bonus che posso spendere su Amazon, e uscirà un video proprio su questo perché ho acquistato delle cose grazie a voi, ma ne parleremo più avanti. Le chiacchiere sono state abbondanti, ci aspetta l'arpeggio di Re maggiore, chiaramente guardatevi i video precedenti altrimenti non capite nulla del video di oggi, e sigla, basta. Arpeggio di Re maggiore, brevissima sintesi su come funziona l'arpeggio. Abbiamo detto nei video precedenti, che ripeto, andatele a recuperare perché altrimenti diventa poco chiaro perché darò per assodate delle cose. Abbiamo detto, dicevo nei video precedenti, che ci sono tre elementi fondamentali dell'arpeggio, che sono il primo grado della scala, il terzo grado della scala e il quinto grado della scala, che sono nel caso specifico del re, che è la nota, la tonica, quella che dà il nome alla scala, re, poi il terzo grado, re, mi, fa. È il terzo grado, la modale, e poi abbiamo la dominante che è il quinto grado, re, mi, fa, so, la. Quindi re, fa, la sono le tre note principali dell'arpeggio di Re maggiore. Se le suoniamo singolarmente abbiamo l'arpeggio, se le suoniamo contemporaneamente abbiamo l'accordo. Ovviamente perché l'arpeggio sia completo dobbiamo ripetere anche il re all'ottava più alta come chiusura dell'arpeggio. Nel nostro studio facciamo andata e ritorno, quindi saliamo arpeggio ascendente. E poi facciamo l'arpeggio discendente tornando indietro. Questo quindi è l'arpeggio di Re maggiore. Se queste tre note principali che lo caratterizzano le suoniamo insieme, abbiamo l'accordo di Re maggiore. Col violino noi gli accordi non li possiamo fare, ci limitiamo a fare l'arpeggio, che faccio comparire qui e abbiamo Re corda vuota, Fa secondo dito, La corda vuota. Nel fare questa nota prepariamo già il terzo dito in aria vicino al secondo. Facilissimo. Dopodiché dobbiamo tornare indietro e fare semplicemente il contrario. Quindi 3, 0, 2. Come vi dicevo nel video precedente, un ottimo esercizio può essere quello di fare il quarto dito nella discesa, sostituendolo a quella che è la corda vuota che richiede l'arpeggio del momento. In questo caso al posto della corda vuota. Per cui scendendo faremo Re terzo dito, teniamo fermo il terzo dito e mettiamo il quarto sulla corda a fianco, in modo tale che il terzo dito ci faccia da riferimento. Dopodiché, mentre suoniamo questo La, spostiamo il Fa secondo dito, Fa secondo dito, Re corda vuota. Lo ripeto un attimo lentamente, Re, preparo il quarto, contemporaneamente mentre suono il quarto sposto il secondo. Quindi tutto insieme viene. Come
già vi ho detto nel video precedente, il consiglio che vi do è di studiarlo molto molto lentamente perché le dita apprendano bene le posizioni e poi aumentare un pochino di velocità. E vedremo anche poi più avanti le varianti sia per le scale che per gli arpeggi, che sono fondamentali per lavorare sia sull'arco che sulla mano sinistra, quindi sbloccare una serie di cose che ci serviranno poi più avanti quando inizieremo a fare anche dei brani un po' più complicati rispetto a quelli che già avete visto sul canale. Tuttavia si può già fare un piccolo esercizio che questa volta riguarda l'arco e che è molto utile tanto per la mano destra perché si lavora con la mano destra, tanto per la mano sinistra perché nel momento in cui il nostro cervello è concentrato sulla mano destra, la mano sinistra impara a lavorare in autonomia. Però questo esercizio in particolare è riservato agli abbonati, per cui se ci state pensando e ancora non l'avete fatto, sappiate che abbonandovi al canale nella fascia Giovane Padawan potrete accedere a questo contenuto esclusivo, ma anche le altre fasce hanno diritto a tutta una serie di altre cose. Per esempio questo video, chi è abbonato alla fascia da aspirante apprendista in su lo ha già visto perché è uscito ieri e quindi ci sono anche delle anteprime, ma ci sono anche tante altre novità in arrivo, quindi mi raccomando, abbonatevi al canale. Inoltre tutti gli abbonati, indipendentemente dalla fascia, possono scaricare l'esercizio che avete visto comparire qui come post. Insomma, ci sono tutta una serie di vantaggi, lo so che sono ridondante, lo dico in tutti i video, ma devo anche far crescere il canale, per cui grazie per il supporto che mi avete dato fino a qui, ma continuate a supportarmi perché stanno accadendo un sacco di cose bellissime grazie a voi e ve le mostrerò nei prossimi video. Sto aspettando che mi arrivino un po' di cose perché dobbiamo parlare di tante belle cose. E a questo punto io direi che però vi lascio studiare perché di chiacchiere ce ne sono state abbastanza. Ci vediamo nel prossimo video in cui parleremo dell'arpeggio di La maggiore. E quindi chiudiamo questa prima parte del discorso sulle scale perché poi andremo avanti con gli esercizi. Ci saranno un sacco di cose nuove, un sacco di video nuovi, tantissime cose da fare. A questo punto vi mando un bacio, ci vediamo nel prossimo video e studiate altrimenti vi sconocchio. Ciao!